Bene, iniziamo oggi a affrontare un grosso capitolo della matematica di tutti i tempi, che è la geometria. La parola stessa, geometria, ci ricorda qual è l'origine di questo ramo della matematica. Anzi, direi di più, la matematica nasce in realtà come geometria. La geo, in greco, significa terra. Metria, misura. Quindi nasce da esigenze pratiche, quindi di misurazione di porzioni o appezzamenti di terreno. Tipicamente, dopo le piene del Nilo, bisognava ristabilire i confini tra le diverse zone del territorio dell'Egitto. E per fare questo era necessario sviluppare determinati criteri, determinate, tra virgolette, regole. Quindi modo di operare. La stessa tecnica lo usavano gli architetti egiziani per costruire edifici che sono in piedi ancora adesso. Quindi è una disciplina di grande efficacia. E di fatto molte delle strutture naturali sono in realtà corrispondono a proprietà geometriche. Ok? Quindi la parte fondamentale dell'immagine è andare a costruire di quelle che poi definiremo un poco meglio, quelle che si chiamano figure geometriche. Quindi costruzioni che hanno determinate regole di costruzione. La parola stessa, problema, che avete sentito e usato un'infinità di volte, significa costruzione. Costruisco una figura che abbia determinate proprietà, perché magari mi servono quelle piuttosto che altre. E poi, oltre a questo, c'è anche un'altra struttura fondamentale. Questa invece era nuova per gli egiziani, questa parte non la conoscevano. Tutti i popoli prima dei greci si limitavano a dire: ok, questo oggetto ha queste proprietà, le sfrutto perché mi servono per questo e questo motivo, ma nessuno è andato a indagare perché le sue proprietà sono quelle e non altre. Un'analisi più profonda porta anche al concetto di dimostrazione. E questa è la parte più importante, questa è la parte nuova, quella che fa nascere la matematica moderna. Nel filmato che abbiamo visto insieme la volta scorsa si parla del papiro di Rinde, 1460 a.C. Quel papiro è il primo testo, se volete, il primo manuale di matematica che era a uso dei funzionari dello Stato, che conteneva procedure per determinare, per risolvere determinati problemi, ma in nessun caso si diceva perché si fa così. E manca il metodo, che è la cosa più importante di tutte. Senza un metodo, senza un criterio, senza una teoria, non c'è matematica. Teoria, tra l'altro, significa visione, teorema è ciò che vedo. Vedo un'intuizione e trovo, cerco le regole di base che possono essere utili in contesti molto diversi. Faccio un esempio. Abbiamo già visto la volta scorsa, quando abbiamo introdotto il discorso, che, vediamo un esempio, consideriamo i primi numeri naturali. 0, l'1, il 2, 3, 4, eccetera. Abbiamo visto che se sommo i primi 3, ottengo 3. Se sommo a partire dal secondo, ottengo 6. Se sommo a partire dal terzo, ottengo 9 e così via. Poi ottengo 12. Ottengo tutti i multipli di 3. Questa è una osservazione. Ok? Se sommo 3 naturali ottengo un multiplo di 3. Vale per tutte le terne. Tutte le triplette di numeri naturali consecutivi mi danno un risultato multiplo di 3. Come faccio a essere sicuro che da qualunque numero parto, se sommo i 3 numeri naturali ottengo un numero multiplo di 3? Non è mica ovvio. Qui abbiamo visto solo degli esempi. Non posso fare tutte le terne possibili perché ci metterei un tempo infinito. Posso vedere se col ragionamento formale
simbolico, riesco a ottenere questa conclusione indipendentemente dal punto dove parto. Quindi, qualunque sia n numero naturale, userò spesso i simboli degli insiemi, che spero vi siano familiari ormai. I numeri naturali che seguono n sono, a parte n, abbiamo n più 1 e n più 2, qualunque sia n. Basta che aggiungo uno ogni volta. Se li sommo questi tre, ottengo n più n+1 più, sono 1, n più 2, che scrivo come n più n più n fa 3n, e 1 più 2 fa 3. Questa espressione posso scriverla come 3 volte n più 1, è facile verificarlo moltiplicando la parentesi per 3. E questo anche è un numero naturale, e questo è un multiplo di 3. Qualunque sia n, da 0 incluso in su. Quindi è vero che abbiamo dimostrato, utilizzando i simboli, che se sommo tre numeri naturali consecutivi, cioè uno dietro l'altro, ottengo una somma che è un numero multiplo di 3, sicuramente multiplo di 3. Questa è una dimostrazione, ok? E questo è fondamentale. Costruire, quindi, in questo caso è stata una dimostrazione in ambito aritmetico. Noi costruiremo delle dimostrazioni in ambito geometrico, cioè partiremo da alcuni enti elementari o concetti primitivi e abbiamo già visto alcuni esempi, no? Quando abbiamo cominciato il corso di matematica, l'ente primitivo più semplice di tutti è il concetto di insieme, che non si poteva spiegare se non con dei sinonimi. Da qualche parte devo partire. Okay? Come quando costruisco una casa, parto dal mattone, non ho qualcosa di più semplice del mattone. E così via. Definisco o descrivo con dei sinonimi gli enti da cui parto e poi ne costruisco a partire dalle loro proprietà enti più complessi, le cui proprietà vanno dimostrate, cioè vanno ricavate a partire dalle proprietà degli enti elementari di partenza, quindi concetti primitivi più, quindi assiomi. Gli assiomi sono delle ipotesi, tra parentesi fatemi scrivere ipotesi, cioè proprietà che io do per vere senza dimostrarle, perché riguardano gli enti elementari. Dopodiché costruisco enti più complessi mediante delle dimostrazioni. Questo passaggio da delle ipotesi a proprietà più elevate, più complesse, prende il nome di teorema. Teorema è una struttura molto semplice, quindi parto da una proprietà che assumo per vera e ne dimostro una conseguente, che si chiama tesi. Questa struttura è quella che chiameremo teorema. Teorema significa visione, vedo oltre. Vedo una figura geometrica, intuisco alcune proprietà e le dimostro. Che importanza ha questo procedimento, questa procedura? Beh, è una tecnica che va allenata, va imparata nei casi semplici, perché mi permette di arrivare a risultati che altrimenti non otterrei mai. Vi racconto questo esempio per dirvi l'importanza della dimostrazione. Sicuramente conoscete tutti il nome di Archimede di Siracusa, probabilmente uno dei più brillanti menti dell'antichità. La data della nascita è incerta, la data della morte è certa perché morì nell'assedio di Siracusa del 212 a.C. all'opera dei Romani. Ecco, in quel periodo della storia si cominciarono a costruire navi molto grandi. Le navi più grandi normalmente erano le
triremi, quadriremi, quinquiremi, quelli che avevano quindi 5 o 3 o 4 fili di rematori e servivano sia per scopi militari che per scopi di trasporto. A Siracusa Archimede ha progettato ed è riuscito a far costruire, è stata realizzata, una nave che ha richiesto come materiale per essere costruita l'equivalente di 40 quinquiremi. Ecco, immaginate voi che adesso andiamo in cantiere a Monfalcone, cantiere navale, e diciamo, anziché costruire queste navi, ne costruite una che vi costa come 40 di quelle altre. Se io non riusciamo a convincere chi paga la nave che quella nave galleggerà, non faranno mai un'impresa di questo tipo, non si metteranno mai a costruire una nave di quel tipo lì, se non sono sicuro che poi funziona. Come faccio ad essere sicuro che funziona? Devo studiare quali sono i principi fisici e anche geometrici del fenomeno del galleggiamento e dimostrare che si possono applicare alla nave che sto progettando, altrimenti nessuno accetterà mai di costruirla. E la nave fu costruita, si chiamava la Siracusia, era lunga 100 metri, poteva ospitare sul suo ponte 400 soldati, aveva 150 cabine. Aveva i giardini pensili, aveva la biblioteca, le stalle, le terme, aveva un sistema di difesa che poteva scagliare massi di una ventina di chili a 100 metri di distanza. Era corazzata per difendere dall'azione delle alghe. E poi fu regalata, fu donata al faraone di Tolomeo di Alessandria come dono per il faraone. E quindi senza una dimostrazione, senza una strada che convinca che dove sto andando è un punto sicuro, è un punto certo, tra virgolette, nessuno si imbarca mai un'impresa del genere. Ecco a cosa serve la dimostrazione, per camminare con piede sicuro anche dove non so dove altro appiccicarmi, attaccarmi in sostanza, perché non ho esempi visivi, non ho esempi che conosco già. Quindi un'attività che va allenata in casi semplici perché funzionerà anche in casi molto complicati o magari per costruire cose che attualmente non esistono. E questo è un effetto della tecnologia. Utilizzando ciò che conosco, posso mentalmente costruire, quindi inventare, progettare, costruire oggetti che in natura non ci sono e che mi permettono magari di fare un'indagine della natura più approfondita, di produrre strumenti scientifici. Oppure macchine o cose che possono essere utili per risolvere altri problemi. Questo senza la tecnica della dimostrazione non è possibile, per cui tutta la matematica e quindi di conseguenza tutta la scienza nasce da questa tecnica, dalla tecnica di indagare la natura, desumere dall'osservazione proprietà degli enti di cui stiamo parlando. E con queste proprietà costruire cose più complesse che in natura non ci sono. La tecnologia nasce da lì. E poi andare a verificare che funziona come la teoria prevede. Quindi il metodo scientifico si avvale sia del metodo sperimentale che del metodo dimostrativo. Leonardo da Vinci diceva che indagare la natura senza teoria è come andarsi, imbarcarsi in una barca senza timoniere. Non sai da che parte vai, non è governabile. D'altro canto, la parte solo sperimentale o applicativa, senza una teoria dietro, rimane una lista di fatti che non hanno spiegazione. Quindi sono necessarie entrambe le tecniche. Per questo la geometria che faremo al liceo è piuttosto diversa da quelle che avete visto finora alla scuola media. Perché qui l'atto principale, cioè l'esercizio principe in geometria, è la dimostrazione, non l'applicazione di una proprietà data per scontata e che si può intuire eventualmente. Tutte le regole che utilizzeremo le dimostriamo. E dopo le applichiamo per costruire enti più ricchi, più complessi.
più vari. Ok? Questo è un punto nodale. D'accordo? Cominciamo a vedere quindi quali sono gli enti elementari della geometria. Quali sono i concetti a monte, quindi enti primitivi. Cioè di partenza. Il più semplice è il concetto di punto. Che è tutto ciò che non ha parti. Ancora una cosa mi dimenticavo di dire. Fino a Euclide, Euclide vissuto tra il III e il IV secolo a.C., alcune proprietà, alcuni teoremi hanno ipotesi e tesi scambiabili. Cioè non è ovvio qual è l'ipotesi che sta alla base di una certa proprietà. Euclide scrisse il libro più letto e più stampato dopo la Bibbia, che sono gli elementi di geometria, in cui si è incaricato di dire, beh, costruiamo un edificio, costruiamo una struttura coerente che parta dagli enti più semplici e dimostri tutto il resto. Quindi ha fissato le basi di quella che è la nostra attuale geometria. Tanto è vero che ancora adesso la utilizziamo. Ok? Questo è un lavoro da dire quali sono i punti principali, i più semplici punti di partenza. Non è un lavoro banale se uno non l'ha già fatto. E lo dobbiamo a Euclide, motivo per il quale il suo lavoro, 20, da 24 secoli, è quello che si insegna ancora adesso nelle scuole. Dopo esistono anche altre geometrie, nate attorno al XIX secolo, metà dell'Ottocento più o meno, fine 700, metà 800. Che assumono proprietà diverse, hanno ipotesi diverse e conducono quindi a conclusioni diverse, ma l'impostazione è la stessa di quella di Euclide, per questo è molto importante. Quindi ripeto, punto di partenza è il punto, come abbiamo visto anche l'altra volta in fisica, il punto materiale, cioè se prendete la penna e fate un puntolino sul foglio, quello non è un punto perché in realtà di dimensioni ne ha. Se uno lo ingrandisce, va a vedere che in realtà non è senza parti. Io posso considerare di tagliarlo a metà o di dividerlo, di separarlo. Il punto, nel senso geometrico del termine, è ovviamente un'astrazione, una semplificazione. Per immaginare o per raffigurarlo, devo disegnare qualcosa di visibile, quindi di concreto, quindi di esteso. D'accordo? Immaginate tutto ciò che è talmente semplice che non può essere suddiviso in qualcosa di più semplice ancora. Quello è il punto. Se poi di punti, come intuibile, ce n'è più di uno, i punti normalmente li indichiamo con lettere latine maiuscole, allora se ho punti diversi nel piano, questi individuono un sottoinsieme di punti nel piano che chiamo retta. Questo ogni coppia di punti nel piano distinti individua una e una sola retta. A diverso da B, una sola retta. Quindi cos'è una retta? Una retta è un sottoinsieme di punti del piano individuato da due punti qualsiasi, basta che siano distinti. Mentre per un solo punto, chiamiamolo P, passano infinite rette. Ok? Se ne prendo due diversi, per questi passa una retta soltanto. E ancora un'altra proprietà importante è se ho una retta nel piano, qui la tratteggio perché continua, ho almeno un punto P che non appartiene alla retta. Le rette vengono indicate da lettere latine minuscole. P.
cioè qualunque sia la retta, esistono punti che non appartengono alla retta stessa. Ok? La retta e il punto fuori della retta definiscono un piano. O se preferite, tre punti non allineati definiscono un piano. Come indichiamo questi enti? Beh, l'abbiamo appena visto. I punti con lettere latine maiuscole, A, B, C, eccetera. Le rette con lettere latine minuscole, R, S, T, oppure anche A piccolo, B piccolo, eccetera, eccetera. I piani con lettere greche minuscole, alfa, beta, gamma, più spesso pi greco, e così via. Ok? Tutto chiaro? Dimmi. Bisognerebbe almeno tre punti per non allineati, poiché questi siano considerati. Perfetto. Conseguenza immediata di quanto ho appena detto, se, nota bene, se ho due rette diverse, se R è diverso da S, allora la loro intersezione, R intersecato a S, può dare o l'insieme vuoto oppure un punto. Due rette diverse possono avere in comune al massimo un punto. Perché? Perché se ne avessero due sarebbero la stessa retta. Immaginate, avrei scritto in questo modo. Prego, qui R è diverso da S. Allora, R intersecato a S o è insieme vuoto o è formato da un unico punto. Due rette distinte non possono avere due punti in comune perché se avessero due punti in comune sarebbero la stessa retta, dato che per due punti passa una e una sola retta. Ok? Domande? Concentriamoci ancora sulle rette. Immaginate di avere una rete definita da A e B, questo è il punto A, questo è il punto B, la retta R, quindi i punti A e B definiscono la retta R che passa per AB e posso avere punti su questa retta, il punto P appartenente a R può essere o precedente ad A o compreso tra A e B oppure successivo a B. Questo che si scrive come minore significa A precede. B quindi può essere nel nostro disegno o a sinistra di A o tra A e B o a destra di B. Quindi qualunque punto ho sulla retta, come B per esempio, ho sia punti che lo seguono sia punti che lo precedono. Mi spiego meglio. Qualunque sia B sulla retta, esiste sempre un punto P che segue B e un punto P che, chiamiamolo in altro modo, non B ma che ne so, Q, che precede B. Ok? Questa proprietà si riassume dicendo che la retta è illimitata.
cioè non ci sono estremi sulla retta. E quindi tecnicamente non posso mai disegnarla tutta su un piano. Devo fare questo famoso tratteggio, perché dire che continua senza poterla disegnare tutta. Ok? Attenzione alla differenza tra illimitata e infinita. Vedremo tra un attimo. Altra proprietà, qualunque punto sulla retta, immaginate questa è la retta R, prendiamo il punto A, il punto A divide la retta in due parti, quella formata dai punti che seguono A e quella formata dai punti che precedono A. Ciascuna delle due parti prende il nome di semiretta. Quindi che cos'è una semiretta? Una semiretta è ciascuna delle due parti di retta definita da un suo qualunque punto. Il punto A viene preso a origine della semiretta. Quindi, per esempio, la semiretta A, chiamiamola R, è formata da tutti i punti P della retta R che seguono A, da A verso destra, oppure da A verso sinistra. Sono entrambe semirette. Anche le semirette vengono indicate da lettere latine minuscole. Per esempio, questo è il punto O, origine o vertice della semiretta, e questa è la semiretta A. OA è una semiretta formata da tutti i punti che stanno a destra di O. Ok? Tutto chiaro? Qualunque coppia di punti nel piano, A e B, definisce una retta che attraversa sia A che B, e la porzione di retta di punti che seguono A e precedono B, quindi l'insieme formato dai punti P della retta R, che stanno dopo A e prima di B, o se preferite compresi tra A e B, con A e B inclusi, forma il segmento AB. Quindi, definizione di segmento: il segmento è una parte di retta definita da due qualunque punti sulla retta è formata da tutti i punti che seguono il primo punto e precedono il secondo. I due punti A e B vengono detti estremi del segmento. A e B si chiamano estremi. Tutti i punti del segmento, esclusi gli estremi, vengono detti punti interni al segmento stesso. D'accordo? Segmenti diversi possono avere un punto in comune come le rette oppure nessun punto in comune. Se, attenzione, se ho segmenti diversi che abbiano in comune solo un estremo, AB e BC, questi
Questi sono segmenti AB e BC, sono segmenti consecutivi. Si chiamano consecutivi segmenti diversi che abbiano in comune solo un estremo. Attenzione, nota bene, questi due segmenti AB e CD non sono consecutivi. Perché? Perché hanno in comune un punto che non è un estremo. È chiaro? Se due segmenti consecutivi sono entrambi parte della stessa retta, quindi ho A, B e C, diventano adiacenti. Adiacenti sono due segmenti che, essendo consecutivi, cioè hanno in comune un solo punto, e inoltre sono formati, hanno estremi allineati, quindi A, B e C appartengono alla stessa retta R. Allora, oltre che essere consecutivi, sono anche adiacenti. Segmenti adiacenti sono sicuramente consecutivi, segmenti consecutivi non è detto che siano adiacenti. D'accordo? Attenzione, se ho più segmenti consecutivi, uno rispetto al successivo, ho quella che si chiama una poligonale. Una successione di segmenti A, B, C, D, eccetera, dove ciascun segmento è consecutivo al successivo, ma non adiacente, attenzione. D'accordo? Quella si chiama poligonale. Attenzione, questi segmenti A, B, C, D, questa non è una poligonale. Ok? Perché? Perché questi segmenti, cioè ciascun segmento non è consecutivo al successivo, cioè ci sono due segmenti che hanno in comune, più di due segmenti che hanno in comune lo stesso estremo. Mentre in una poligonale propriamente detta, ogni coppia, una sola coppia di segmenti ha in comune un estremo. Qui invece ce ne sono due coppie che hanno in comune lo stesso estremo. D'accordo? Mi fanno cenno che sta per suonare, quindi per oggi ci fermiamo qui se non ci sono domande. La prossima volta completiamo questa parte iniziale mi sembra che abbiamo parlato ancora di angoli, parleremo di angoli la prossima volta. Ok, però ci fermiamo qua.